Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme una ricetta davvero straordinaria, la marmellata di mandarini. Se avete a disposizione dei mandarini bio potete utilizzare, come vi farò vedere, anche la scorza per la realizzazione di questa ricetta. Se vi piace quel gusto dolce tipico della marmellata, ma con il retrogusto invece caratteristico della scorza. Se invece volete una marmellata più dolce potete utilizzare soltanto la polpa. Dai, iniziamo a prepararla insieme. Iniziamo la preparazione privando i mandarini del picciolo e delle foglie. Li laveremo quindi sotto abbondante acqua fredda corrente. Fatto questo, possiamo aggiungere i mandarini in una pentola con dell'acqua che avremmo portato quasi ad ebollizione. I mandarini andranno fatti bollire per circa 20 minuti, in questo modo potremo utilizzarne anche la scorza. Scoliamo quindi i mandarini passato il tempo indicato. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like a questo video se vi piace e attivare le notifiche per non perdere le prossime ricette. Dividiamo quindi i mandarini in spicchi e priviamoli di semi e filamenti interni, in questo modo. Li disporremo quindi all'interno della pentola in cui prepareremo la marmellata. Adesso, utilizzando un frullatore di immersione, frulliamo fino a raggiungere la consistenza desiderata. Aggiungiamo quindi un cucchiaino di estratto di vaniglia o una bustina di vanillina se vi piace e lo zucchero semolato. Mescoliamo e quindi facciamo cuocere per circa 30 minuti. Nel frattempo dedichiamoci alla sterilizzazione dei vasetti e dei relativi tappi, così da conservare per bene la nostra marmellata. Dovremo disporre barattoli e tappi all'interno di una pentola ben capiente utilizzando un canovaccio per non farli muovere e copriamo con dell'acqua, in questo modo. Dovremo portare a ebollizione per circa 30 minuti. Nel frattempo la nostra marmellata sarà pronta e avrà raggiunto questa consistenza. Priviamo quindi i barattoli dell'acqua in cui li abbiamo tenuti e riponiamoli su un canovaccio pulito. Faremo la stessa cosa anche con i tappi. Versiamo quindi la marmellata quando è ancora calda all'interno dei vasetti e chiudiamo bene con i tappi. Dovremo capovolgere e lasciarli freddare completamente, così si formerà per bene il sottovuoto. Se pigiando al centro del tappo notiamo questo movimento, il sottovuoto non si è ben formato. In questo caso invece il sottovuoto si è formato correttamente. Prepariamo ora una piccola etichetta che ci servirà per abbellire il nostro barattolo, ma anche per segnare la data di produzione della nostra marmellata. Utilizzando un nastro del colore che più preferite, legheremo la nostra etichetta e abbelliremo il barattolo di marmellata, in questo modo. Così faremo diventare il nostro barattolo un'ottima idea regalo. Ecco qui il risultato finale. La nostra marmellata di mandarini è quindi pronta. È buonissima e con un profumo davvero irresistibile, da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.